Tra i reati contestati dalla Procura di Firenze all'ex premier Silvio Berlusconi c'è anche il fallito attentato al giornalista Maurizio Costanzo, che il 14 maggio del 93 sfuggì all'esplosione di un'autobomba a Roma. È quanto emerge dalla documentazione rilasciata dai PM del capoluogo toscano ai legali dell'ex presidente del Consiglio, depositata alla Corte d'Assise d'Appello di Palermo nel processo sulla trattativa Stato-mafia. La documentazione era stata chiesta dai legali dell'ex premier in vista della deposizione che Berlusconi avrebbe dovuto rendere al processo trattativa. I difensori hanno presentato istanza per sapere se il loro assistito è indagato in procedimenti connessi a quello in corso a Palermo e capire così se debba essere sentito come indagato di procedimento connesso, stato che gli dà la possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere o come teste puro. Alla richiesta, la Procura toscana, che ha riaperto l'indagine sulla stagione stragista di Cosa Nostra, che comprende dagli attentati di Milano, Firenze e Roma del 93 al fallito attentato all'Olimpico del 94, ha risposto con l'elenco dei reati ipotizzati nei confronti del fondatore di Forza Italia. Oltre alle stragi e al fallito attentato all'Olimpico, dunque, Berlusconi, che nella ricostruzione avrebbe agito in concorso con Cosa Nostra, sarebbe coinvolto nell'intera pianificazione stragista, quindi anche nell'autobomba contro Costanzo e nel mancato omicidio del pentito Salvatore Contorno del 14 aprile del 1994 a Formello.